Simone RG. Slick Very Nice. Galoppa il favorito Salvatore Amaesta. Parte alla grande dalla seconda fila il 14 Seven Best, mentre al comando è Slick Very Nice che compie 200 in 14 e mezzo, va all'attacco Seven Best e Seven Best potrebbe ottenere strada al completamento della prima curva. E la cosa avviene? E GP passa in 29 e 7 i 400 metri. In seconda posizione c'è Slick Very Nice, in terza Silver Shadow Font, mentre risale a largo il numero 11 di Shock degli Ulivi. 45-1 per Seven Best, sicuramente una spesa grossa visto che partiva in seconda fila, ma ora comincia a rallentare la marcia GP. Si avvicina a gradazione l'11 di Shock degli Ulivi, che rimane ai lati del numero 3 di Silver Shadow, il mezzo miglio in 1-2-6. Sono finiti al tabellone il 5 e il 12 e Seven Best, con un parziale tranquillo, giunge al chilometro ora in accelerazione perché viene via Slick Very Nice. Chilometro in 1-17-8 e Slick Very Nice fa sul serio e addirittura in 100 metri mette una lunghezza davanti all'avversario e prende vantaggio Peppe Cusimano. E Slick Very Nice giunge ai tre quarti di miglio in 1-31-8 su Seven Best. In terza ruota si avvicina il 6 di Saro Griff, ma è ancora molto... Galoppa Slick Very Nice! Aveva oramai la corsa in pugno Peppe Cusimano ed ora il 14 Seven Best è fermo, ma entra in retta arrivo con una di margine nei confronti del 3 di Silver Shadow Font, che si avvicina al largo di tutti Saro Griff. Al centro c'è VP con Shock degli Ulivi ed è Shock degli Ulivi con al largo Saro Griff a lottare per la vittoria. Incredibile, la porta a casa VP nei confronti del 6 di Saro Griff e il numero 14 Seven Best. 2-5-8, arrivo davvero di passo, 1-18 e mezzo, vince Shock degli Ulivi, che durante il percorso non sembrava poter far paura a nessuno, ma sull'errore di Slick Very Nice e sul calo repentino di Seven Best, BP si avvicina, agguanta gli avversari e porta a casa la sua prima vittoria in giornata. Secondo Saro Griff, terzo Seven Best. È tutto per la seconda corsa, linea alla regia.